Vieni. Come vuoi. Sì, come vuoi. Va benissimo. Sei qua, sei. Va benissimo. Allora, intanto ci avviciniamo alle Olimpiadi. Volevo chiederti un ricordo delle due Olimpiadi precedenti, dal sogno fantastico di Atene a... Gioventù. Esatto. Ma, sono passati degli anni e cambia anche la situazione comunque della persona. Perché a Atene era un ragazzo giovane, se andava al mare al Pireo, prima della gara, bello abbronzato, sereno e tranquillo. Arrivai là e non si era morto. Tutto bello. Pechino ho passato 4 anni di stress, comunque da Campino Olimpico, e poi arrivare alla Olimpiade successiva ti puoi dare il massimo, puoi fare un risultato uguale, identico a quello precedente. Così non è stato, ho subito molto la pressione, ho subito molto lo stress comunque di riconfermare. Le due città non si assomigliano assolutamente, sono completamente diverse. Pechino anche forse un po' soffocante come proprio ricordo, come ambiente. E quindi magari non ho espresso il massimo di quello che potevo dare, anche se la stagione precedente, quella del 2007, fu una bella stagione molto buona. Ti accontentare se così si può dire, un bronzo a squadre e comunque venuto dopo una grandissima finale con la Russia, vinta 45-44, e lì da Pechino comunque tornai contento perché quella finale fu spettacolare contro la Russia, che era la favorita della gara, e ce la trovammo a fare il terzo e quarto posto. Ti puoi immaginare, il terzo e quarto è peggio del primo e secondo, perché il terzo e quarto contorni con un bronzo o medaglia di niente. E quindi ancora più stressante, però riuscimmo a vincere quel bellissimo match, quindi ricordo comunque la fine positiva. Sai, all'Olimpiadi non puoi portare un ricordo negativo, anche se va male una gara. Infatti volevo chiederti, flashback olimpici, ad esempio, tu avrai vissuto tantissimo nelle due Olimpiadi il villaggio olimpico, sì, quindi sarai stato a contatto con sportivi di ogni genere. Sì, il bello è. Hai qualche ricordo di qualche sportivo particolare, qualche star dello sport? Guarda, sì, poi c'è sempre la ricerca comunque della star. Siamo nel villaggio olimpico, siamo tutte star, comunque se già arriviamo alle Olimpiadi, chi per uno sport o per un altro ti stai giocando qualcosa, che tu ambisca a diventare primo, che tu passare un turno, sei comunque tra gli atleti dell'Olimpico. E questo è già bello, vivere a contatto con tutti gli sport. È ovvio che per la cronaca ci sono quelli più importanti, quelli più conosciuti, e c'è anche l'inseguimento allo sportivo più ambito. Mi ricordo nel 2004 c'era Ian Thorpe, che era il nuotatore fenomeno australiano di quegli anni, e chi c'era poi nel 2008, vabbè, c'era Phelps, Bolt, c'era Nadal e Federer, insomma ci sono stati tanti campioni. E ricordo è quello, sì, di andare a vedere, ma vissuto in modo semplice, per cui sai, il villaggio olimpico è, non so, la parte comune sono queste grandi mense dove te vai col tuo vassoio e ti prendi quello che devi prendere e te lo mangi accanto a volte, c'è cioè il tuo vassoio come il tuo, cioè è molto semplice come ambiente, proprio quello credo che sia la parte speciale di questa manifestazione. Non ci sono star, non ci sono sponsor, c'è solo lo sport vero. Non ci sono sportivi che se ne tirano. No, guarda, assolutamente no. È una famiglia dove chi porta la medaglia entra nella mensa con una medaglia di qualsiasi colore, viene applaudito da 1000-2000 persone che sono là dentro. A prescindere dalla nazione che sei, dalla regione che hai, dal colore della pelle. E questa è la cosa bella che porta avanti lo sport mondiale. Proiettiamoci al futuro a Londra. Che aspettative hai? Sono quasi presente. Esatto. Ci credi alla medaglia? Punti al loro. Io credo sempre al massimo, perché comunque bisogna puntare in alto. Non credo a uno sportivo che dice voglio passare un turno e mi accontento. Uno prepara la gara per essere al massimo, poi se inseriscono quel fattore positivo che rende magica una gara, un'Olimpiadi, tanto meglio. L'importante è avere la consapevolezza di fare il massimo. Io lo darò in qualsiasi condizione mi presento, come ho sempre dato, come ho dato l'anno scorso ai mondiali, che ho vinto senza intendere, a questo giro lo darò al massimo senza intendere. Quindi non firmeresti per una medaglia di bronzo? Ma non si firma mai, perché ci rimane male.
se qualcuno te la desse davvero, molto probabilmente sì, però non me la sento. Ultima cosa, che scaramanzia ti porti verso Londra? Nessuno. Hai qualche? Non niente? Nessuno. Io sono andato addirittura da un psicologo per levare tutte le scaramanzie da là. Era arrivato e prima di svegliarmi avevo già 7-8 riti, propiziatori da eseguire, e non partiva la mattinata perché devo aggiungere sempre di più un rito da là. Quindi ho detto basta, bisogna finirla, che ha aiutato questa persona, e quindi io non ho né un rito, né un portafortuna, non ho niente. In bocca al lupo. Grazie.